Ciao a tutti, insieme all'amico Massimo Allegrini siamo in una spiaggia di Rimini Sud, tra il bagno numero 94 e il bagno numero 95, in una spiaggia libera, per aderire con piacere all'iniziativa simbolica nazionale della presa della battiza. Siamo qui perché Rimini ha una criticità importante come percentuale di spiagge libere, perché non raggiungiamo neanche il 9% rispetto invece a un obiettivo regionale codificato al 20% da una legge regionale del 2002 e da una direttiva attuativa del 2003. Il 14 luglio 2016, per chi non conosce o per quelli che già conoscono, è stata pubblicata la famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha sancito la illegittimità, o meglio la non conformità al diritto eurounitario, delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali a scopo turistico e ricreativo, l'ultima al 31/12/2033. A cascata anche il Consiglio di Stato nel novembre del 2019, il TAR Veneto e il TAR Campania sezione Salerno nel 2020 hanno confermato questa illegittimità, ma nonostante ciò sapete perfettamente che la politica in maniera del tutto difforme da quelle che sono le disposizioni normative sta invece puntando a concedere in maniera errata queste proroghe dilazionate, come dicevo, ad ultima data al 31/12/2033. Come Coordinamento Nazionale Mare Libero, invito tutti a iscriversi al Coordinamento Nazionale Mare Libero, cerchiamo invece di far presente all'opinione pubblica che il bene demaniale deve essere un bene di tutti e non un privilegio di pochi. Iscrivetevi perché è una battaglia che dobbiamo portare avanti tutti insieme. Siamo a Ostia al mare di Roma, oggi è il giorno 13/7/2020. Questa è la situazione di un varco pubblico aperto fino a pochi giorni fa, e questo viene appunto chiuso. Noi vorremmo entrare al mare, ma è chiuso, ci impediscono l'entrata, anche se andiamo nel stabilimento ci creano problemi, e quindi siamo qui aspettando che ci aprano perché vogliamo accedere alla battigia. Liberamente? Sì, no, onestamente io sono perplesso perché non capisco che senso ha questa chiusura. Se un varco è pubblico non si capisce quale provvedimento abbiano sollevato per poter chiudere un varco pubblico. Questo non si capisce, è una contraddizione in termini. Varco pubblico chiuso. Hanno sbarrato la strada al virus. Certo. Ah, ecco, perché il virus passa da qua, passa. Non è cosa. E siamo qua, aspettando che ci apri qualcuno, che c'è qualcuno che viene, qualcuno che ci viene a aprire. Hanno chiuso le uniche due conquiste, piccolissime, poco anche significative, ma estremamente simboliche dei cittadini, questi due varchi. Li hanno chiusi, non sono assolutamente inaccessibili, non c'è nessun cartello che ci dice come poter raggiungere la battigia, nonostante sia possibile raggiungere la battigia anche per passeggiare. Quindi questo è un atto che è servito esclusivamente a fare un favore probabilmente ai due stabilimenti che stanno qui alla nostra destra, alla nostra Genova destra. Centro. Non c'è alternativa. Questa è la spiaggia che in accordi col comune dovrebbe essere libera. Innanzitutto laggiù c'è l'accesso chiuso con una cancellata sempre chiusa, mucchi di rumenta, un campetto che non esiste, che non dovrebbe esistere, e come vedete questa è la spiaggia, molto bella, bellissima, fa paura, fa cancellate rotte, questa è la, accessibilissima, sto scherzando, questa è la spiaggia che sarebbe dovuta essere la spiaggia libera. Di Corso Italia, passeggiata la più bella di Genova. Questo serve il passaggio che dovrebbe essere aperto per accedere alla spiaggia. Come vedete c'è questa cancellata e poi, scusate, faccio una manovra del cancello, e laggiù c'è l'altro cancello. Buonasera, siamo qui a Viareggio e ora vi stiamo presentando un pezzettino veramente piccolo di spiaggia libera attrezzata, è quella che stiamo fermando, che ha una larghezza di 15 metri e una profondità di circa 200.
vi vogliamo ricordare che la spiaggia di Viareggio, che parte da qui, dal canale Burlamacca che è alle nostre spalle, arriva fino alla fossa dell'Abate, che è il confine con l'isola di Camaiore. Tutto questo litorale è lungo 2850 metri e solo 14 metri, che è quello che stiamo filmando, sono adibiti a spiagge di Viareggio. Tra parentesi, qui siamo a ridosso dell'entrata del porto, per cui anche per il codice della navigazione la balneazione qui non dovrebbe essere concessa non solo alla spiaggia libera attrezzata, ma anche agli stabilimenti limitrofi. Comunque, come vedete, cioè, ci sembra anacronistico che su una spiaggia così larga, lunga e famosa, solo 14 metri possano essere lasciati liberi a disposizione del cliente, a disposizione del turista che voglia godere del mare. Vediamo infatti negli stabilimenti limitrofi accanto che praticamente tutti gli ombrelloni sono vuoti. Perché? Perché hanno un eccesso di offerta. Se noi facciamo ora un piccolo excursus con un breve filmato su tutti gli stabilimenti che sono da qui fino alla fossa dell'Abate, che sono ben 95 e che offrono tutti lo stesso prodotto, cioè cabina, ombrellone e sdraio, senza un minimo di svago, perché non potete trovare, che so, un catamarano a noleggio, un jet ski o un piccolo divertimento per godersi del mare, niente. La stragrande maggioranza degli ombrelloni risultano vuoti, se non a parte i fine settimana, il sabato e domenica, che arriva la massa e le viene. Da Viareggio comunque è tutto, a risentirci. E così è stata interrotta la fine del sentiero che fino al 2014 collegava con il Mar Morto. Adesso vi faccio vedere il resto del sentiero, lo vedete così. Questo signore avrebbe diritto alla concessione fin dove c'è quella specie di salvagente. Proprio in quel punto lì esce l'antico sentiero del Mar Morto, che è stato chiuso dal 2014 perché si tenta in tutti i modi di privatizzare questa zona. Per arrivarci noi o dobbiamo passare attraverso lo stabilimento di questo signore, oppure, ecco, adesso vi faccio vedere dove termina la sua, vedete il filo, il cavetto del salvagente, o dobbiamo venire da là in fondo, oppure dalla estremità opposta, faccio vedere un po' più velocemente, che è quella dove al di là di quella bandiera. Poiché il sentiero si è deciso tutto un tratto dopo oltre 50 anni di uso, usato anche dal Club Mediterraneo ai suoi tempi, che è stato chiuso oltre 40 anni fa, che è una proprietà privata. E inutili sono state le nostre proteste al comune e rivolte anche all'opposizione, perché si muove al comandante dei carabinieri, tutti quanti hanno detto che era una situazione legittima. Il 16 aprile 2020, in piena emergenza Covid, la regione Toscana si preoccupava degli stabilimenti balneari, consentendone l'accesso al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e manutenzione delle strutture movibili. Non ci si preoccupava delle spiagge libere. Con ordinanza 60 del 27 maggio, la Regione Toscana dà ufficialmente la possibilità di aprire al pubblico sia gli stabilimenti balneari che alle spiagge libere attrezzate. Il 30 maggio, con ordinanza numero 61, finalmente si parla di spiagge libere. Si affida ai frequentatori l'onere di rispettare la normativa anti-Covid e si attribuisce ai comuni un generico dovere di informazione sulle misure di prevenzione, suggerendo la presenza di un addetto alla sorveglianza, suggerendo la possibilità di predisporre eventuali accessi scaglionati o limitazioni nell'accesso. Il comune di Massa, dal canto suo, non è riuscito a percepire tutte queste direttive e ha ufficialmente riaperto al pubblico le spiagge libere soltanto il 27 di giugno.
Di fatto, nella nostra città, dal 27 maggio al 27 giugno, hanno potuto usufruire del mare e delle spiagge soltanto chi poteva permettersi di pagare un ombrellone o voleva farlo. L'accesso al mare, di fatto, è stato per un mese subordinato a criteri in base al reddito. Oggi, 14 luglio, vorremmo far vedere a tutti la situazione di alcune spiagge libere, libere attrezzate del nostro litorale. Le foto sono state scattate ieri. A voi i commenti. Non è un vestito firmato. Tutti abbiamo il diritto di usufruirne, senza pericolo per la nostra salute o per la nostra incolumità. Da Massa è tutto, grazie per l'attenzione. Ciao.